puntate precedenti. Robert e Misa, che in un primo momento sembravano morti definitivamente, si risvegliano in una noreggia apocalittica, ma la cosa peggiore è che Mavros è ancora vivo. Direi che hai ben chiara la situazione a quale ti trovi. Tramite un edificio ad angolo, in fondo, sulla destra, in fondo alla tua strada, c'è un singolare edificio per cui ha uno scoglio vivo e sulle due pareti subito vicine, ravvicinate, ci sono due finestre, perciò riesci a vedere attraverso entrambe l'altra strada. Nonostante i vetri distorcano le immagini, quindi le vedi un po' sfocate, però vedi subito che ci sono diversi punti scuri, conosci essere i corpi sospesi in tutta la strada. Chiaramente capisci che un po' tutta la città è piena di questi corpi sospesi, ma le vie principali, le piazze principali di più. Puoi solo ipotizzare che sia successo quando la città svolgeva delle normali attività, oppure sono stati portati fuori per qualche motivo. Tuttavia vedi, sei già accorto che alcuni di questi fili fuoriescono anche dai tetti delle case, quindi non sono ostacolati dagli oggetti fisici. Probabilmente molti degli abitanti, delle persone, sono ancora nei loro letti che dormono, convinti di essere svegli. Tramite sempre le due finestre ti acquatti per essere sicuro di non essere visto, anche se a quella distanza non sarebbe facile avvistarti. Vedi tre figure in movimento, due completamente nere, molto scure, grosse, camminano a quattro zampe, come ti dicevo, anche se in maniera un po' scomposta. E per farti capire, ha quattro zampe, diciamo il garrese, quello che potrebbe essere, quindi l'attaccatura della spalla, arriva più o meno all'attaccatura della spalla di Mavros, che però è in piedi. Quindi sei sicuro, perché l'hai visto la prima volta che ti sei affacciato alla via, queste creature sono in grado comunque di ergersi su due zampe, anche se probabilmente la loro postura normale è a quattro. L'altra volta hanno emesso una specie di urlo stridulo, e alla quale si è unita l'altra creatura ha subito risposto, e infine ha contagiato poi tutta la città, quindi c'è stato un urlo generico di tutta la città, il che ti ha fatto capire che queste creature sono sparse ovunque. Il loro compito probabilmente era preparare le creature, probabilmente, a giudicare dalle tue ferite, che non hanno molto senso, procurare le ferite stesse, quindi un sanguinamento, ai vari esseri umani, a meno che non sia diletto, quello non l'hai neanche preso in considerazione, ma a questo punto, vista la situazione. Ma soprattutto ti hanno ricordato un branco di lupi, al grido di uno tutti gli altri rispondono. E infine una figura ammantata di una specie di bordo scuro, molto elegante, che si muove, è Mavros. Come ti dicevo, ha le mani dietro la schiena o comodamente riposte dentro le maniche, che gira e supervisiona l'estrazione dell'energia vitale degli abitanti. Forse di tutto questo la cosa che ti fa più paura è proprio il distacco emotivo di Mavros. È come se stesse guardando delle ceste di frutta. Non gli importa che questi esseri umani vengano prosciugati, è la cosa che ti lascia più terrorizzato. Sadico. Questo unito al fatto appunto del tuo stato fisico, cioè sei disarmato in tutti i sensi, confuso, stordito, ancora ferito, capisci che, come avete già detto, forse l'unica cosa possibile da fare è uscire dalla città, almeno, sempre se queste creature non siano poi anche al di fuori, perché la famosa frase "dobbiamo estendere il nostro mercato al di qua del fiume", bisogna vedere se ce l'hanno fatta. Il raggio d'azione delle onde d'urto luminose viola si è sempre esteso poche centinaia di metri oltre la città, non di più.
Adesso però il loro compito è abbastanza chiaro, anche perché è la prima emozione positiva che ti è giunta da quando ti sei svegliato, è durata un istante, vedere il vortice che si stava richiudendo. Non so, per un attimo hai sperato che, boh, mi sono svegliato, sta smettendo di funzionare. Effettivamente era così, ma è stato subito rinvigorito da uno di quei raggi, che partono cadenzati, precisi, regolari, come se quasi non li stessi inviando un qualcuno, un mago, sono troppo precisi, ma qualche oggetto, struttura magica che puntualmente ne lancia uno e ricopre la zona. Non sei, diciamo, un mago a tutti gli effetti, però quando il signore del vuoto, chiunque sia o qualunque cosa sia, parlava di sai chi sono e sai dove sono, ma soprattutto da dove vengo, è probabile che sia molto lontano da qui, ma e non si parla di distanze normali. Perciò è molto probabile che questo portale, se è un portale, questo vortice, non metta in collegamento con una questione di discorso di chilometri, ma qualcosa che va più in là. Quindi tende a chiudersi perché è un qualcosa di innaturale, che non dovrebbe esistere qua. Anzi, per crearlo probabilmente è servito parecchio tempo e parecchia fatica. Puoi solo immaginare che, come dicevo, i flash di luce che avete visto dalla prima sera servissero proprio a quello, cioè a sottigliare un po', lo strato tra diverse realtà, creando una breccia anche piccola tra due mondi, due dimensioni, due luoghi, non si sa. Però funge proprio da collo della clessidra, cioè è giusto per far passare queste energie vitali da noi. Quindi il funzionamento è un po' come tipo lo ozono, cioè si è sottigliato, si sono creati delle fratture. Sì, per citare, è un po' come camminare sempre su un tappeto utilizzando sempre lo stesso punto. Alla Ok, fine si si crea. rovinerà in quel Ok. punto, comincerà a sbiadirsi, a sottigliarsi e alla fine si romperà. Qualcuno ha voluto creare proprio questo effetto, però parlando addirittura di dimensioni. Non è poco. Poi, che sia stato Mavros o qualcun altro, bisogna vedere. E ora ti torna in mente tante cose. Ti viene difficile pensare che Mavros abbia potuto fare sia quello che ha fatto e sia questa azione, perché questo deterioramento progressivo, oltre che molto impegnativo, è stato anche un lavoro costante. Quindi qualcuno vi si è dedicato Al parecchio. 100%. Esatto, Ma tanto questo lo tempo. sapevamo già, cioè avevamo già il sospetto. Come aveva detto Grimer, che sono due fonti di magia secondo me diverse. Sei stato precedentemente quasi avvistato da Macross, ma ti sei subito buttato dietro l'angolo. Per un attimo hai visto che ha guardato in questa direzione un po' sospettoso, poi ha guardato le creature, ma secondo te non sei stato avvistato. Secondo te. Bene, sei purtroppo in questa Norge degli orrori. Diamo sound. Nella via c'è solamente un altro essere umano, insieme a te. È un uomo, piuttosto giovane. Perde vita ogni secondo che passa. Verso dove stanno andando l'uomo? Ma forse. Stanno venendo nella tua direzione, chiaro, sull'altra via, ma inevitabilmente quando la tua strada risulterà perpendicolare da loro, ti avvisteranno per forza. Hai ancora un po' di tempo prima di essere scoperto. Ok, ma nella mia direzione, cioè, quindi stanno per passare anche dove c'era il mio giaciglio, diciamo. Sì.
Quindi si accorgeranno che comunque manca uno. O no? Questa, beh, è una supposizione. Eh no, perché sì, sì, certo, non per sapere se passando di lì. Può darsi. Vabbè, direi che mi levo dalle palle il più velocemente possibile. Allora, la mappa di Norge è rimasta comunque la stessa. Ripeto, attualmente sei un po' confuso, non sai quanta della Norge vera hai visitato e quanto del sogno. Però quello che ti ricordi corrisponde alla realtà. Quindi è probabile che le parti principali della città le hai ispezionate da svegli. La cosa che ti conferma questo è che comunque i primi flash di luce, anzi quasi tutti, li hai visti. Li hai visti davvero, difficilmente pensi che nel sogno li avrebbero rappresentati, quindi forse la cosa che ti viene in mente in questo momento sono i tre flash che era l'anomalia, procurati poco dopo la morte di Beriel nella stessa sera. Hai una meta precisa che vuoi raggiungere nella città? Ma geograficamente dove mi trovavo io c'è un punto geografico particolare della città? Allora, come punto di riferimento la cosa più vicina alla quale sei è la piazza della Vedetta. Dovresti imboccare a destra la stessa via dove stanno andando Mavros e i suoi due aiutanti e procedere ancora per una sessantina di metri. Allora la piazza della Vedetta. Sì. Ma era per capire se non c'è niente quindi nel luogo in cui mi sono svegliato che mi riconduca, cioè che mi faccia capire a livello logico magari il perché ero proprio lì. No, non hai mai visto questa via. Non te la ricordi, sembra un posto a caso. Ok. Cioè non mi dice niente, quindi è un posto a caso, diciamo. Ah, perché chiaramente adesso il mio intento, cioè io subito la prima cosa che penso è non farmi vedere e cercare i miei compagni, perché comunque il mio intento era svegliarmi per poi svegliare loro. Come gli avevo detto, basta che una persona sola tra noi si svegli e poi potrà svegliare gli altri, quindi, però ero anche convinto che fossimo vicini. Sì, questo è un problema. E c'è qualcosa dentro cui rifugiarsi? Sì, tutte le case sembrano avere le finestre aperte o le porte aperte. C'è una serie enorme di edifici nelle quali puoi entrare e quindi c'è anche un'uscita dall'altra parte, volendo, cioè nel senso. Quello lo puoi scoprire solo entrando. Cioè, vabbè, allora mi allontano da loro e guardo tra le case, se ne individuo una attraverso cui vedo che magari, come vedevo tra le due finestre, vedo che magari c'è una finestra aperta di qua e una finestra aperta di là, oppure porta aperta e dall'altra parte della stanza vedo una finestra o un'altra porta aperta. Un punto vantaggioso. Esatto. Sì, devi oltrepassare di poco l'altro essere umano all'interno della strada, passandogli intorno, e poi ci puoi accedere facilmente e anche nei tempi giusti, senza farti intercettare. L'altro essere umano lo conosco, cioè non mi dice niente. Non l'hai visto. Ok, va bene, allora faccio così. Entri in questa stanza. Sembra una casa normalissima. Molto del mobilio è completamente rovesciato a terra, non sembra che ci sia stata una specie di colluttazione. Fai per quello che è possibile un tiro di intelligenza. Sono saggezza. No, non è un tiro saggezza. Ha detto per quello che è possibile, che è stato abbastanza. No, 11. Ti accorgi che sugli stipiti della porta principale e anche sulla scala che va su ci sono
dei danni alla struttura della casa. Sembrano dei graffi, delle unghiate nel legno e nel... Fatto evoluzione nelle case, ma fuori. E è probabile che queste creature non curanti della proprietà altrui siano entrate in casa per controllare, ispezionare, quindi sai che sono in grado di farlo. L'intento infatti era proprio cercare un posto dove io potessi entrare in maniera da tenerli d'occhio, cioè nascondermi ma comunque controllando e avendo alle mie spalle una via d'uscita. Sì, è possibile. Chiaro, non sei sicuro che la casa sia completamente disabitata a questo punto, però ti rendi conto che non hai molte altre scelte. Sento voi? No, in realtà no, in questo momento nessuno. No, allora entro e mi posiziono, adesso non so se c'è appunto del mobilio capovolto o qualcosa del genere che mi possa in qualche modo coprire. Non lo so, mi posiziono dietro a un tavolo capovolto, però vicino a una via d'uscita. Ok. Cioè, cercando il più possibile di fare in modo che nel caso qualcuno entrasse in questo edificio, io possa uscire non visto. Quindi cercando di frapporre tra me e la via d'uscita degli oggetti, cioè qualche cosa per cui io possa vedere, ma dove la fatica possa essere visto. Tiro salvezza di saggezza. Saggezza senza, ma bene. Devo usare la tecnica bretta qua. 14, meno 2, 12. Meno 2? Non vale più quello che mi ha detto. Attualmente sei, come dicevo, parecchio confuso e la tua priorità è non essere avvistato. Istintivamente ti rechi velocemente al piano di sopra. Secondo te quando passeranno è il punto più sicuro dove difficilmente verrai avvistato, anche se non ci sono le uscite di emergenza che diciamo ti aspettavi. Al piano di sopra arrivi, c'è una grossa stanza, il letto, c'è un unico letto e sembra sfondato in metà, come se qualcosa di pesante ci fosse salito sopra. Anche qui ci sono diversi segni artigli e la finestra è rotta ed è spalancata. Da questa altezza, che comunque è una casa abbastanza alta, anche se solo due piani, riesci a vedere comunque un po' tutta la strada e ti accorgi appunto della desolazione che c'è attualmente a Norwich. Soprattutto i rumori, anche perché ci sono alcuni rumori, c'è questo ronzio continuo che proviene dal vortice, che comunque alla lunga ti potrebbe far impazzire quasi. A parte questo non ci sono voci, l'unica cosa che senti è ogni tanto qualche tuono in lontananza, come se ci fosse anche un temporale a peggiorare la situazione, ma senza pioggia. E poi improvvisamente senti anche un rumore di voce e lì ti butti di nuovo sotto la finestra. Mavros e le due creature stanno passando proprio sotto quella casa. Si guardano in giro, sono soprattutto le creature. Mavros sembra incurante della situazione generale, passa e sembra quasi avere una sorta di comunicazione con queste creature. Non gli rispondono mai e non si girano mai verso di lui, eppure lui continua a parlare insieme. Brevi frasi, cenni, però poca roba. Mamors non guarda verso l'alto, ripeto, sembra poco attento alla situazione. Invece le creature continuano a perlustrare dappertutto, si girano, guardano. Con gli artigli raschiano sul terreno, sembra quasi che provengano da un posto dove normalmente la realtà non è quella, cioè cercano di prendere confidenza con tutto, con tutti gli oggetti, la consistenza del terreno,
sembrano quasi incuriosite queste creature. Entravamo di Constantine, che c'erano quei demoni. Quelli che lo attaccano a casa sua o... No, quando lui... Ah, quando lui va nelle... ma sì, dai. Sono più le sentinelle della guerra dei mondi. Sì, ma queste sono precisamente creature che vengono dall'altra parte. Proprio un 100-100. Stanno passando, stanno andando o... Non sembrano averti visto. Dalla finestra vedo qualche cosa che attira la mia attenzione, a parte... Sì, una delle creature improvvisamente si ferma, quella più vicino alla casa. Mavros non sembra averlo notato, e neanche l'altra creatura. Si gira e rimane ferma per un attimo, poi torna indietro, però per farlo non riesce a camminare lungo. Si gira su se stessa e torna verso la via dove eri. Torna indietro. Torna indietro, supera nuovamente la casa dove sei e va nella via. Non ci entra, però si piazza proprio con le zampe così davanti e scruta proprio tutta la strada, come se ci fosse qualcosa che non, o la attira o non la convince. Però non verso di me, quindi. No. Ma verso dove mi trovavo io? Tu eri in quella via e sta guardando tutta la via. Cioè, io ero addormentato in quella via. Dall'altra parte della strada cosa c'è? Di fronte a me? Un'altra casa, leggermente più bassa. Quella delle due finestre, attraverso quella cui hai visto... Ma tocchetti li posso fare? Neanche quelli? Niente tocchetti? Per il momento no. Io raga, io non mi sveglio. È meglio di no. Sta meglio lì. Sì. Basta non spendere, sta con la nonna. Che cazzo faccio se mi sveglio? Non c'ho un'arma, non c'ho niente. No, ci chiedevo, vabbè, tanto già ho i trucchetti, ma Mavros... Cioè, Aldo, condividi anche con me. Non parlare solo con Brian. Mavros si ferma, nota l'assenza della creatura. Fa un gesto e l'altra prende una direzione e si perde a passo più... spedito, quasi correndo verso centro città. L'altra, guardandola via così, alza un artiglio e lo conficca nello spigolo della casa dove sei tu, però guarda sempre dritto nella via, sembra quasi che cerchi un appoggio. Dopodiché inizia a percorrere la tua via, ma sembra ignorare la casa dove sei. C'è qualcosa che in terra, ci sono degli oggetti, c'è qualcosa tipo sì. Calcinacci, qualcosa che posso raccogliere senza fare rumore. Sì, anche pezzi di legno. Prendo qualcosa che possa fare rumore per lanciarlo dall'altra parte della strada. Cioè, lanciarlo tipo sul tetto della casa davanti o nella finestra della casa davanti. Test di saggezza. Sei. Lo puoi fare, prima di farlo, ti accorgi di una cosa. Saggezza per capire se è una cazzata. La creatura passando andrebbe contro l'essere umano che c'è lì, alza la sua mano artigliata e la avvicina a questa persona, non lo tocca, addirittura si ferma a 30-40 cm di distanza e fa così, e la sposta. La persona, come se galleggiasse, viene spinta via, come se stesse sull'acqua. Okay.
E poi, ma lo fa con noncuranza proprio, e poi si se ne va lungo la via. Adesso la creatura pian pianino arriva, urta leggermente contro la casa, dopodiché si ferma lì, ovviamente non si sveglia. Cioè la creatura, la persona. Okay. Persona. Lanci l'oggetto, fa rumore, fa un discreto rumore sull'altro tetto. La creatura non si gira neanche per un secondo, non viene attirata da questo rumore. Tieni presente che comunque nella città ci sono diversi rumori, come dicevo, le imposte che sbattono, porte. Okay. C'è il vento. È un rumore tra i tanti. È un rumore tra i tanti ed è un rumore che conosce, e probabilmente non è quello che sta cercando. Quindi la cosa non l'attira. Scendo. Ok. Rimani un attimo in stand by. Abitanti di Norwich. Sono suonando. No, il Norwich ovviamente è molto sarcastico, pure esatto. Un gusto per la beffa proprio. Tipico, tra l'altro. Tipico del master. Dal vostro ultimo teletrasporto fatto per salvarvi la vita, poiché la stanza stava crollando su voi stessi, vi siete gettati all'interno e siete giunti in una stanza priva di teletrasporti. La stanza è completamente chiusa. Ci mettete un millisecondo a capire che siete in una stanza senza finestre, senza porte, sottoterra, e anche relativamente piccola. Solo il panico di questa idea vi fa chiudere gli occhi e addirittura coprirveli per non vedere la realtà. Quando a fatica li riaprite, vi accorgete che nella stanza, che ora non disegno perché era molto semplice, però era quadrato, penetra una luce e c'è una scala a chiocciola in ferro molto stretta, arrugginita, dalla quale proviene una luce dal piano superiore. Sembra la luce del sole. Andiamo. Tirate un grosso sospiro di sollievo. Avere un'uscita è proprio quello che desideravo. Salite lungo la scala e uscite a Norwich in pieno giorno. Siete esattamente nel punto in cui siete entrati, dalla casupola di ferro. Non abbiamo notato nulla di attirasse la nostra attenzione in questa scala a chiocciola, cioè non c'erano. È la stessa dalla quale siete giunti. Sembra quasi di trovarvi nella stanza iniziale, dopo una serie di possibili illusioni. Io mi guardo attorno. Una normale via di Norwich, trafficata, popolata, gente che parla, ride, beve, mangia. Mi guardo attorno. Non so se sono combattuta in questo momento, non so se sono più combattuta sul fatto che vorrei rivedere mia zia, oppure se ho paura di vederla in realtà. Quindi sono combattuta tra queste due sensazioni. Vorrei rivederla in una veste diversa, quella che speravo, ma io invece sono estremamente furioso, perché mi rendo conto che continuano ad esserci delle situazioni strane, illusioni, e mi chiedo se Robert era riuscito a compiere quello che stava facendo. E da una parte con la speranza che la sua teoria possa funzionare, ma poi mi guardo intorno, vedo solo noi tre, e mi chiedo se siamo ancora qui, sia perché il suo piano ha fallito, o se in realtà deve ancora farlo.
E quindi per la situazione sono abbastanza incazzato. Diciamo che vorrei chiudere questa situazione, però l'unica cosa che adesso mi viene in mente di fare è provare a vedere se ritroviamo i nostri compagni e vedere se è cambiato qualcosa. Quindi siamo solo noi tre, questa cosa qui mi fa pensare che o forse i nostri compagni possono aver trovato il modo per scappare da questo posto, ma nel momento in cui ve lo dico mi rendo conto che noi siamo ancora qua, quindi ce l'avranno fatta oppure devono ancora riuscirci, oppure hanno fallito. Io non ho più palle di quello che... Io quando ho lasciato Robert gli avevo detto che abbiamo iniziato questa avventura e l'avevamo finita insieme. Dopodiché ci siamo divisi. Se non mi ricordo male, lui non mi aveva detto esattamente cosa doveva fare, ma se non mi ricordo male, lui aveva detto che stavamo verso la piazza. Non mi ricordo, sì. Lui non ha detto cosa doveva fare, però quindi mi verrebbe spontaneo andare lì per capire se lo incontriamo, lo vediamo. Sì, io si può tentare. Vorrei andare lì. Andiamo. Sì, una cosa è certa, sicuramente il discorso di Robert non aveva senso, se stiamo a vedere. Nel senso, è da folli pensare di fare una cosa del genere, eppure se ripenso alle parole di mia zia, forse questa è l'unica cosa che abbia senso, proprio quello che aveva detto Robert. Non sono sicuro di niente, non sono neanche sicuro che la persona con cui sto parlando sia la vera Fedora. L'unica cosa che mi posso basare è su me stesso e penso che voi dovreste fare lo stesso. Io invece sono sicura di qualcosa. Quindi io mi dedico verso la piazza. Noi andiamo verso la piazza. Il viaggio vi richiede all'incirca 20 minuti, tra varie spallate e permesso intorno alle persone. Appena arrivate nella piazza della Vedetta, scorgete subito la classica torre della Vedetta, perfettamente identica come ve l'aspettavate, e in piazza si è creato un piccolo gruppo di persone intorno a qualcosa. Spinti dalla curiosità andate a vedere e vedete che in terra c'è un corpo. Vi avvicinate e vedete che c'è stato probabilmente un omicidio. Non ci sono tante persone, ce ne saranno 6 o 7 che stanno guardando, fanno una specie di cordone intorno al corpo. Vedete subito che questa persona ammantata di scuro nella schiena ha conficcato un pugnale che voi conoscete molto bene, è il pugnale fantasma di Robert. Robert è lì in piedi che guarda il corpo. A questo punto vi chiedete cosa possa essere successo. Scorgendo bene sotto il cappuccio della persona, riconoscete Deimos. Robert vi vede e viene verso di voi. Ragazzi, ho fallito. Cosa è successo? Avevo un piano, era un piano infallibile. Ma stavolta, per la prima volta, ho fallito. Pensavo che provocando una reazione estrema da parte degli abitanti di Norwich, speravo possibilmente da parte dei briganti, mi avrebbero o ucciso o dato delle spiegazioni, ma non sono riuscito a morire in nessun modo. Ci ho provato
per diverso tempo, ma non c'è stato verso. Poi mi sono reso conto che c'era una presenza che mi seguiva costantemente e alla fine era Deimos. Era uscito dalla biblioteca e mi seguiva. Continuavo a guardarmi e non capivo cosa volesse da me. Poi improvvisamente ho capito. O meno, pensavo di aver capito. Tutto dipendeva da lui. Era l'unica costante di tutte le realtà. E così ho deciso di spezzare questo legame. E l'ho ucciso. E qui arriva il mio fallimento. Non è successo nulla, siamo ancora qua. Io a questo punto non ho più idee. Forse dovremmo pensare che dovremmo stare qui per sempre. Eppure eri così convinto, Robert. Sì, ora ho un altro piano: preservare le mie monete e non spenderle mai. Forse un giorno si stancheranno di torturarci in questo sadico gioco e ci lasceranno andare. Vedremo se il conto di bianco esce dalla biblioteca. Non era confinato. No, però il tuo discorso non fa la piega. L'unica parte che non mi convince è proprio l'ultima che hai detto. Non è da te arrenderti così. Hai ragione. Lo scruto molto bene e mentre lo fisso, individuazione dei pensieri. Cominciamo subito. Lo scruto con molto interesse, però, Stato onestissimo, intanto. Sei là. Tiro salvezza su saggezza. Vabbè. Ben 20. Magari. È stato prima. 10 più 3. Ma che adesso i dadi di metallo? Adesso c'ho i dadi di metallo. Pronti per essere lanciati in regno. Esatto. E ad Aldo se non per cazzo. Ecco. Davvero i professionisti di dadi di metallo. Belli. Allora, leggi i suoi pensieri. Con accortezza. Oh mamma mia. Lo scruto proprio come. Pensa solo di. Non posso dirlo perché. Allora, spero che non stia pensando in una disconcia perché gli tiro un cartello. Infatti c'è il rischio. C'è il rischio. Sembra un rischio. No, questa volta sta pensando solo che effettivamente è molto fiero e orgoglioso di avere dei compagni di viaggio come voi. Per un attimo si è smarrito e si è un po' demoralizzato, ma adesso è determinato a trovare un modo di uscire. Dagli occhi lo squadro fino a terra, all'ombra. Tiro salvezza di nuovo. 14. Sta pensando perché Fedora mi sta guardando. Io non ho chiesto cosa stava pensando, ho visto solo l'ombra. Ma è attivo il. No. Ancora? Sì. Ok. E cos'è che stava pensando? Perché Fedora mi guarda così? Forse non gli è piaciuta la mia risposta. Continuo a osservare. Io. Da. Vado verso la biblioteca. Non stai andando? Vado a vedere se è vero quello che è successo. Vengo con te. Senza dire niente a nessuno. Io vado. Test di saggezza. Cioè, tiro salvezza. Io devo ancora fare. Allora, 18 più 18, 15 più 3.
Allora, cambia pensiero e dice chiaramente quello che sta pensando. Sta pensando che forse mantenendo tutte le monete, quelle rimaste, si potrebbe guadagnare abbastanza tempo da ingannare il tramonto. Un istante dopo averlo pensato, si gira, chiaro, per lui è stato un attimo di silenzio, e grida: Bren, mi fermo un attimo, dimmi. Stavo pensando, e se cercassimo di raggiungere Beric? Beh, Robert, potrebbe essere una buona idea, ma ci abbiamo già provato a uscire da Coraggio. Ma non verso Beric. Penso che la soluzione, a luce dei fatti, non cambierebbe. Penso che, come al solito, ci ritroveremo alle porte di Coraggio. Al primo bosco ci ritroveremo qui. Però, sì, forse non hai tutti i torti. Come senti? Certo. Vorrei iniziare a conoscerti un po' di più. Sì. Guarda, tengo buona la tua proposta, però devo fare ancora una cosa. Aspettami qua. È una cosa che devo fare da solo. Ah, allora vai. Sì, ma stai sbagliando direzione. Sì, sì, lo so, non è di qua. Devo fare un'altra cosa. Spero che sia veloce, però. Sarà molto veloce. Comunque, se ti interessa il bordello di là. Sì, beh, grazie per l'informazione. Non mancherò. E con cosa lo vuoi pagare? Ah, è vero, questo è vero. Capito? Ok. Guarda, dammi 10 minuti. Arrivo subito. Aspetto qua. Vai veloce. Vado, corro. Robert, hai visto Misa? Sì. Dove? Prima, ma adesso l'ho persa di vista. Al bordello. Al bordello. No. Lavora lì adesso. Sì, sì, l'ho vista prima. Perché? Beh, stiamo cercandola, non so. Chiameremo un gruppo. Cerchiamola, va bene. Aspettiamo 10 minuti e ritorno di treno. Dai, aspettiamo qua, va bene. Tanto non abbiamo altro da fare. Bene. Corro direzione biblioteca. Sì. Ok, ci arrivi in tempi brevi, sono due vie più in là rispetto alla vedenza. Sulla destra, poi giri, c'è la strada quella più illuminata di Norwich, anche se oggi è verso il giorno, porta quella classica, ormai sai qual è stato. Sì. La porta è che sembra chiusa stavolta. Provo a forzare. La via è chiusa. Esatto. Finestra. Devi mostrare la custodiva. Finestra aperta. Entro. Ci sia un classico. Allora, appena ci entri dentro, sparisci. Test di saggezza. 20. No, no, se no non avrebbe esitato più. Lasciano più. Ok, ti trovi improvvisamente in una stanza di pietre di più legno. Di familiare. Di familiare. Mezzo e mezzo. Lo stile è abbastanza noto. Mi guardo intorno e vabbè, prima mi guardo intorno. Sembra una casa normalissima.
vedi luce fuori, non riesci a capire dove sei, senti delle voci ma non può. Cioè sembra una casa, scusa? Sì. Mi è familiare? No, no, mezzo e mezzo. Non mi è familiare? No, non troppo. Però, non so, per qualche motivo ti è familiare questo posto. Provo a concentrarmi per vedere se riesco a percepire una sensazione diversa. Cioè, non so spiegarmi. Sì, cerchi di concentrarmi. Sì. Un forte rumore di martello ti sconcentra. Non riesci a concentrarti. C'è qualcuno che sta lavorando nella stanza di fianco. Fa casino. Va bene. È Roga. Oh, è lì. Riconosci Derek. Ah. Sta. Che cazzo? Si è aperta una porta. Ma no, no, stavo reagendo a Derek. Ah, sì. Che cazzo fai, Roga? Sì, ho capito, ma. Sta martellando su un'incudine un pezzo di metallo cercando di sagomarlo. Quando vedo la scena mi incazza ancora di più, però. Cerco di non farlo vedere, di trattenermi il più possibile, perché io sono convinto che sia un'ennesima illusione. Rogan, ma guarda intorno. Continua a lavorare senza girarsi, però ti risponde. Cosa c'è, ragazzo? Ma, sei già stanco? No, veramente. Pensavo di essere in un altro posto, dove sei perso. Perso? Difficile. È difficile in questo momento spiegarti, però. Pensavo proprio di essere in un altro posto. Perso, dice lui. E la seconda domanda qual è su perso? Cos'è più importante? Dove o da quanto? In realtà sono importanti tutte e due. Ma bisogna scegliere. Forse la risposta giusta sarebbe come poter ritrovare la via. Vedi questo pezzo di ferro e smetti di lavorarlo. È un pezzo di ferro. Sì. Rosso. Un giorno diventerà una spada. Lo sta già diventando. E sarà una spada. Non posso fare due oggetti in uno. Perciò? È tutto qui quello che sai fare? Io sono. Non lo so, Rogan. Tu cosa dici? Io dico che ti dovresti svegliare. Su questo sono d'accordo. Mi guardi intorno, provo a vedere se c'è una via uscita. Eh sì. Apro la porta, provo a uscire, apro la porta e mi guardo intorno. Vedi che c'è. Tiro salvezza e saggezza. Ti trovi nella via di Norwich, dove c'è la taverna delle armi, quella lì. Ti guardi indietro e ti trovi nella situazione particolare in cui due luoghi geografici completamente diversi sono divisi da una sottile parete. Fai di nuovo un test. 16. Rogan si scosta e improvvisamente il pavimento comincia a tremare. Si sta aprendo una voragine nel pavimento. Sembra quasi che debba inghiottirti.
lui scappa dalla casa, da una finestra. Vabbè. Mi guardo intorno. Guardo la parte di Eric, dall'altra la Rage. E sono molto incazzato. Ma sì, direi piuttosto confuso anche. Molto confuso, sì, confuso, però sempre più consapevole che quello che stiamo vivendo o finisce oppure ci fa impazzire. Considerando il fatto che avevo visto Robert in piazza e non è che mi aveva convinto molto quello che aveva detto, cioè non erano parole che lui avrebbe detto. E ripensando a quello che gli avevo detto prima di lasciarlo, provo a rimanere fermo. Tiro salvezza di costituzione. Ho fatto uno. Improvvisamente ti senti afferrare la gola con una presa molto salda col braccio intorno al collo. È Rodan che dalla finestra tira via in tempo per salvarti la vita dalla spaccatura del pavimento. Ti scaraventa fuori dalla porta e ti ritrovi in piena Norwich. Ma questa sua azione mi lascia un po' perplesso, perché innanzitutto lui non dovrebbe essere qui. Quello che ha appena visto è assurdo. Gli avvenimenti che sono appena successi, quindi una voragine ancora di più. Quindi gli dico, so che non sei reale, come non è nulla reale qui in questa città. Chiude dicendoti una frase. Dice: ti sei già salvato dalle fiamme una volta, attento a non ricaderci. E chiude la porta. Non si apre più. Mi guardo intorno, dove sono? A Norwich, davanti all'organo delle armi.